Forget that. Ragazzi, io non so dove stanno scendendo. Non lo so. Siamo tutti abbastanza spaesati. Ok. Andiamo. Mi lancio pure io. Il leader si era già lanciato. Perché il leader ti dà il via quando ti puoi buttare. Ed è una gran figata questa. Però mi sento assai in ritardo, eh. Senza armi all'inizio, eh. Zainetto. Ok. Che cavolo sto facendo? Ah. Ok. Shield, shield. Non so, sto prendendo tutto. Tutto, tutto è buono, tutto. Un'arma. Piu piu time. Non temo nessuno. Mannaggia sto per scappa. Fuori uno. Ok, qua c'è uno shotgun. Guardate ragazzi, ma tra l'altro non ho neanche capito come si gestisce l'inventario. Sento qualcuno sopra. Some champion, huh? Non so neanche dove sono i miei compagni. Get out there and bamboozle. Picked up our friend. Bam in faccia. Ok, queste sono le sue cose. Light rounds, la pistola. Non so che cos'è questo qua. Questo è un mirino. Shield shell. Ok, questi sono scudi. Qua c'è altro loot. Body, bla 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 bla, shield battery, ok. Aggiunge scudo. Non sto seguendo ovviamente la chat, eh. Quindi ho notato che mi ha aggiunto direttamente le cose che ho trovato. Così si accedeva al menu delle granate. Ecco. Ok. Se io prendo un mirino, il mirino me lo aggiunge all'arma che ho in mano. Ok. Guarda che botta che si prende questo. Ah, era l'ologramma? Pure un altro. Mi piace il gameplay, mannaggia. Mi piace un sacco. Oh, 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 oh. Ma io sento qualcun altro. Ah, c'è qualcuno qua su. È fuori un altro. Vai così, vai così. Che cos'è sta roba? Oh. Bella così, bella così, bella così, bella così. Ho pochissime munizioni, bro. Devo andare. Quali sono i miei compagni? Sono morti? Aspetta, aspetta, munizioni, munizioni, light rounds, body shield. Ai 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 ai, rischiato, rischiato, rischiato. There is a new kill leader. Get the bamboozling. I have the banner. Someone's getting his squad back. Okay, minute to the ring close. I'm charming. Punctual. Shots fired and they're hitting me. Aia, 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 aia. Questa verso 8 cosa faccio? Ok, così ricarico il mio scudo. Buono. Ok, andiamo a recuperare l'altro. Che li devo portare. Devo capire come le faccio respawnare i miei compagni. Ok. Respawna i tuoi compagni al beacon. Ma da dove li vedo i beacon? Eccolo qua, è segnato laggiù.
Mannaggia. È lontano, eh. Questo è uno shotgun automatico. No, per ora va bene così. Eh no, mi devo spostare, che tra poco si muove la... si chiude la zona, mannaggia. Ok, il doppiaggio in inglese ma è sottotitolo in italiano, buono. Ok, qua c'è pure una zona di respawn, a quanto vedo. Dovrei lottare probabilmente di più. Ma non ne ho tanta intenzione. Ok, devo far spawnare le mie compagne. Vediamo se riesco. 9 squadre rimaste. Ok, fatti respawnare, buona così. Ne ho fatto 4 kill la mia prima partita e spero di non morire per la safe ora. Il gioco proprio figo, ragazzi. Quindi la cosa figa, tra l'altro, in un Battle Royale è che finalmente puoi far spawnare i tuoi compagni. Nella partita, quando muoiono, non è finita, non c'è sta frustrazione. Ora però dobbiamo correre come una fottuta Ferrari. E io non so se possiamo arrampicarci lassù. Quindi se muoio per la safe, io mi incazzo. Hai capito? Mi incazzo, mi incazzo. Sì, ragazzi, è Apex Battle Royale dei creatori di Titanfall. Allora, se mi levo l'arma corro più veloce, tra l'altro, quindi cominciamo a correre più velocemente. Si corre! La zipline. Non l'ho presa. Vediamo se c'è il danno alla caduta, lo scopriremo. La mia super è pronta. Ok, ci sono quasi. Più veloce. C'è un loot. No. Non mi devo far tentare al loot, devo correre. Correre, vi dico, correre. No. Vabbè, non fa neanche così male. Ok. Ora posso lootare. Munizioni, sì. SMG, no, non mi piace. Scudi, sì. Elmo, volentieri. Suppongo che la rarità delle armature faccia pure tanto. Non ho idea di come si gestisce. Si gestisce l'inventario. Prima che me lo chiedete, è la mia prima partita. So che qualcuno dei miei compagni sta morendo, non so da dove, però. Ok, laggiù. Ah, qua c'era la loot box prima. Extended magazine, assolutamente sì. Shields are ready full. Andiamo a rianimare il nostro compagno che è andato di qua, è morto. Mannaggia, è cattiveria il calcio alla porta. Se li è fatti tutti e due. Bam! On your face! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Salviamo tutti!
Thanks. Sei divertita, eh? Bullizzatela. Bullizzatela. Guardatemi il loot, però. Light rounds, assolutamente. Qualsiasi cosa siano questi. Ah, sì, scioglieteli. Ah! Via da qua. Ah, mi hanno fatto. Dai, compagni, non voglio morire ora. Dai, non fatevi fregare dall'ultimo, vi prego. Vi prego. Morto. Ok. Mi è piaciuto davvero tanto. Vediamo come va a finire. Squad eliminated. Ah, dovevo vincere. No, vabbè, oh cavolo, ascoltate, ne ho ammazzati 7. Gli altri ne hanno ammazzati 1, ne ho ammazzati 2, uno ne ha ammazzati 0. È molto forte, è molto veloce. Mannaggia se mi è piaciuto tanto. Ma mannaggia se mi è piaciuto tanto. Comunque sì, c'è molta automira, almeno su console. Ciao Dave. Sì, giocherei volentieri con Gabbo. Se vuoi vieni pure tu, andiamo nel party e... volentieri. Ci sono i pacchetti come reward. Ho fatto 3 level up. Fatemi vedere se c'è sto mio amico. Ok. Dave, se ci sei pure tu online, ti posso anche mandare un invito ora. Sì. Purtroppo le notifiche disattivate, quindi non vi vedevo. Quindi, oh, figo. Ragazzi, mi è piaciuto un sacco. Andiamo per la prossima partita. Se volete vedere qualcosina in particolare, fatemelo sapere. E boh, mi esalto quasi mai. Pochissime volte mi esalto. Sto qua mi ha fatto esaltare un sacco. Mi è piaciuto proprio tanto. Ok, qua posso aprire i pacchetti. Quindi col cavolo che li compro, sinceramente. Ciao Gabbo, ciao Dave. Non si sentono le vostre voci, quindi avete tutto il dizionario sbloccato. Parlo con tutti, Gabbo. Quello è il punto. Lorem ipsum. Esatto. Non parlo, parlo in generale a seconda delle reazioni della chat, Gabbo, è un problema? Sei entrato ora, non vedi tutta la chat. Una volta che la chat è molto animata, va bene. Se mi abbassi il volume della live lo apprezzo, Gabbo. Tu non vieni, Dave? Ah, ok. Allora iniziamo a te, Gabbo. Allora, quindi questo gioco dà una pista a Fortnite. Vediamo. Vediamo perché, ripeto, abbiamo sempre qui un Fortnite che è un fenomeno enorme, adatto praticamente a tutti, studiatissimo come gameplay, come meccanica e tutto il resto. E poi abbiamo questo nuovo gioco qua che alla fine è un concetto completamente nuovo e diverso. Quindi il fattore novità, se il gioco viene gestito bene, sfruttando il fattore novità, può sicuramente... contrastare Fortnite. Quello che ho visto ora è qualcosa che mi piace un sacco e che voglio continuare a giocare, sinceramente. Non è un gioco... sai, non è il classico Battle Royale che ho visto già mille altre volte. Quello che ho giocato in una partita mi è piaciuto davvero tanto. Almeno queste sono le primissime impressioni che ho del gioco. Quindi magari tra 20 partite, 10 partite mi sarò annoiato. Interessante il fatto che non solo hanno detto che ci sarà già il Battle Pass, ma ci saranno una serie di contenuti che vengono rilasciati periodicamente. Quindi c'è un sistema a stagioni. Il fatto che un gioco del genere, free to play, che non ha nessuna funzionalità pay to win, mi continua a essere supportato e i contenuti continuano a essere aggiunti, è praticamente la chiave per il successo per riuscire a sfondare. Nonostante il fatto pure, tra l'altro, che ora sto gioco c'ha il botto su Twitch sicuramente, noi compresi, quindi vediamo. Dimmi, Gabbo. Ho notato che non sei con me.
non lo so che cosa è successo. Io sono con un certo J bla bla bla. Però siamo in due. Quindi sei sicuro che non ci sei? I'm here to watch you back, brother. Se vuoi provo a chiudere, anche perché siamo... Guarda, chiudo. Chiudo e riproviamo a fare la lobby. Sicuramente nel breve periodo, a parte il botto del Day One, non penso che glisserà Fortnite. No, ma... Insomma, lo ridicevo l'ultima volta, ormai Fortnite, bene o male, sta cominciando un po' a stufare, sicuramente troverà un modo di rinnovarsi e aggiungere qualcosina, ma comunque non è una moda Fortnite. Fortnite l'abbiamo verificato, è una cosa che continua a essere buono, forte, con una bella utenza, ancora divertente e riesce a rinnovarsi. Questo sicuramente oggi il botto del Day One, avremo, secondo me lo vedremo per un po', così. Secondo me lo vedremo per un po' tra i top giocati. Che superi Fortnite ce ne vuole davvero tanto, lì stiamo parlando di un gioco che è un fenomeno ormai e che ha uno sviluppo pazzesco dietro. Quindi non lo so. Cioè, non so se avete visto, c'è stato un concerto su Fortnite. Pensate che è stato praticamente il primo concerto, se non sbaglio, non penso ci sia, non sia mai successo prima, il primo concerto, tra virgolette, live in un videogioco. Cioè, chi se lo aspettava a distanza di anni di stare in un concerto dentro un gioco? Se io 5 anni fa vi dicevo, sapete, tra 5 anni i concerti si faranno ai videogiochi, mi avreste preso per pazzo, ma anche se me lo dicevano fino 10 giorni fa, dicevo che cavolata. Invece è stata una gran figata. Dimmi che ci sei, Gabbo. Ah, ok. Chi arriva alla fine dovrebbe vincere, perché io sono stato eliminato prima. È un battle royale in tutto per tutto. Sì, ha le stesse premesse degli altri battle royale. Sì. Ci sono gli emblemi, eh. Questo tizio qua con noi è l'emblema. Allora, scelgo prima io. Quindi ciao ciao. Finalmente provo Bright. No, non possono essere, tutti diversi, no. Come Overwatch. Adesso è il tuo punto, ora devi scegliere tu. È il tuo turno, veloce? Ok, scelto. Ok. Ciao Andrew, sì, c'è su PS4, c'è su PC, su Origin e c'è su Xbox. È multipiattaforma, non sappiamo se arriverà al crossplay, non penso sia crossplay adesso. This is your champion. Allora, io dovrei essere... No, Dizzy è il Jump Master. Quindi quell'icona non è un emblema, scusatemi. L'icona che c'ha quel Dizzy è che è il Jump Master, è quello che sceglie lui dove ci lanciamo e quando possiamo lanciarci. Potrei lanciarmi da solo. Ok, vedete? Ora lui ci sta guidando. È lui che guida dove stiamo andando. Il fatto che lui guida dove stiamo andando è molto meglio, secondo me. Almeno non ci disperdiamo e non sono le classiche cazzate che succedono sempre. Via! Sfondo la porta! Vabbè, no. Volevo, vado sopra. Da qui in poi, ragazzi, non cago abbastanza la chat. Voglio continuare a giocare, quindi... Ciao. È stato un piacere. Se avete domande, vedo quando riesco a leggerle. Ho trovato una pistolina... Cassa, cassa, voglio una cassa, voglio una cassa. Attention, first blood. C'è stato... Sì, c'è un sistema di armatura, caschi, scudi. I scudi, come vedi, te li puoi portare dietro. E te li poi li riprendi. Ok, ho trovato un fucilozzo. Ho trovato un'armatura, un body shield, you have this equipped, bla bla, quindi ce l'ho già. Una granata, ho trovato qualcosa.
Trovato la pistola a pompa, vero? Sì. Mannaggia. Ok. Casco. Qua c'è un'armatura se non ce l'hai, Gabbo. Sì, l'armatura puoi prendere sempre quella migliore. Mi pare che sale di gradità. Di rarità. Però sì, porti sempre la stessa. Solo un'armatura e un casco, da quello che ho capito. E comunque le porte si aprono così in maniera stealth. Se apri le porte in maniera diversa, sei. Non sai come funziona. Una granata plasma. Allora, directional damage protection. Va bene, esatto. Questo è un altro scudo. Hai idea di come si apre l'inventario? Start c'è l'inventario, ok. Questo qua cos'è per esempio? Ultimate accelerator, restore 20% di energia. Ultimate. Va bene, invece scusami. Questo qua è un health. Questo qua non è solo una siringa. Quindi questo è un kit medico. Queste sono munizioni. Armi e energia non mi servono perché non ne ho. Silenziatore ce l'ho applicato. Phoenix kit mi cura 100 di vita e 100 di scudi. Però c'ho tutto. E la granata frammentazione che me la tengo. Mi serve uno zaino o non uno zaino? C'è pure lo zaino da prendere, sì. Graficamente è carino, ragazzi. Non è sto wow, ma non è neanche brutto. Sto giocando attualmente su Xbox One X, 60 fps stabili. E l'immagine occhio e croce è sui 4K. Aspetteremo. Aspetteremo altre conferme ed è. No, non ho idea di quale sia il motore grafico comunque. C'ho un elmetto, prenditelo, Gabbo. C'è un. Ci sono cose per cecchino. C'è una carabina. Lo stendardo è il tuo stendardo personale, in teoria, quello che stai vedendo là. Ok, gli altri giocatori sono i loro stendardi. A seconda tipo delle classifiche. Quelli si vedono. Questi stendardi qua. Questi sono stendardi e sono personalizzabili. Ognuno c'ha il suo stendardo più avanti, col suo grado e tutto il resto. Allora, qualsiasi cosa sia, la spendo. Va bene. Partita più lenta. 12 squadre rimaste a 36 giocatori in totale. Round 4 ne arrivo. Ma i veicoli si possono prendere? Qua c'è un veicolo? No, ok. Ok, no. La mappa come grandezza è più paragonabile come un Fortnite più che un PUBG, anche perché c'è tanta libertà di movimento. Quindi tra l'altro si fa subito, se ti levi le armi poi corri velocemente, ci sono alcune zipline. In ogni caso non è un Battle Royale a 100 giocatori, è un Battle Royale con gli eroi, tra virgolette. Ma sta arrivando un drop. Vabbè. Comunque un Battle Royale con a squadre di 3 con gli eroi praticamente. Sono ste leggende, vari personaggi insomma. Dov'è? Eccolo. Aia. Questo era un pompa, meno male. Aia. Ah, mi hanno fatto. Ci hanno eliminato.
Ma il nostro compagno dov'era, scusami? Ah. Infatti l'ho visto che è passato tutto quell'altro. Tra l'altro il personaggio lo devo imparare a usare. E le squadre vanno bilanciate, eh? Non vanno scelti i personaggi a caso. Vabbè, andiamo in lobby. Ok ragazzi, adesso potete andare via con le domande. Abbiamo spazio per un'altra due partite all'incirca. Fatemi sapere se avete domande, ce l'ho qua. Vi sto leggendo adesso, quindi se avete domande andate ora. Mettiti pronto quando puoi, Gabbo. I crediti... non lo so. Io ho 15 crediti che me li ha dati non so come. Ancora non mi è chiaro. E ci sono anche i pacchetti, sì, che li trovi nello store. E ora ne ho sbloccati in teoria. No. Sì, ogni volta che sali di livello ti dai i pacchetti. Sì, come Overwatch, esatto. Non lo so. Ok. Ragazzi, ciao Fonfo. Sì, è un free to play e uscirà ora. È uscito. Vallo a scaricare. Tutte le piattaforme, PS4, PC, Origin e Xbox One. Se sulle vostre console non c'è, ragazzi, potete andare a controllare. Allora, io mi prendo... sai, mi prendo Mirage, che mi è piaciuto. In realtà. Ti lascio Wright, ma penso che sorprende lui. Ecco qua. Io prenderei Felin. Prenderei Felin, fosse in te. Vabbè. Sì. Ah, lì Felin, scusami. No, hai scelto robot tu. I loghi sono il più supporto. Il vabbè, le munizioni sono quelle di assalto. E l'altri sono i tank, praticamente, i difensori. Per Switch c'è? No, non c'è per Switch, ragazzi. Esclusiva Microsoft? No, è multipiattaforma. Sì, sei tu. Il fenomeno Battle Royale, ragazzi, potrebbe essere in realtà una gran cosa, eh. Non lo so, Gabbo, ti consiglio... sì, dai, andiamo là. Lanciaci. Questo è un sistema, per esempio, che state vedendo, per chi si è sintonizzato adesso. Vedo che comunque continuiamo a crescere in live. Dove il Jump Master, praticamente il capo squadra, che viene assegnato un po' a caso, decide dove si va. E pilota tutti gli altri. Ci sono altre squadre, eh? Un'altra squadra davanti a noi. Oh. Cos'è sta fascia? Ah, posso salire sopra? Niente. Fatto schifo. Ma come si sale sopra, dai? Ok, armatura viola, mia. Opening fire on the enemy. Enemy taken down. Qualsiasi cosa sia questa cosa qua. Una pistola. Ok. Ci siamo. Wow. Ma io ho il pompa, caro. Aia. Ne ho fatti due. Ok, sarà il loro amico. Intanto faccio fuori loro. Mi sto curando col kit medico per ora. Reloading. Allora, c'è l'abilità finisher, che è questa roba qua, che non vediamo bene perché era messo male.
Ok, vediamo cosa c'aveva. Questa la swappo. E il metto migliore del mio. Qualsiasi cosa sia questa la... la prendo. Va bene così. C'è la rarità dell'arma. Quest'arma che ho adesso è viola, suppongo. Sì. E l'altra è verde. Cioè viola, scusatemi, arancione. Questa sarà la rarità massima. Capo, come siamo messi appunto i nemici. Secondo me non parte dicendo che il cliente di gioco ha rivelato un errore di applicazione. Suppongo che se sei su PC fai il controllo. Il controllo dei file. Gabbo, rispondimi. Ora puoi. Ho sentito, ce n'è uno. Dov'è? Basso? Sto andando. Mi ha fatto. Ok, io sono un fantasma, prendimi. Questo personaggio è figo. Quando muori ti fa... Ma il colpo che ti è arrivato? Ok, il nostro compagno. Ma sto loot perché viola? Io sono invisibile, sì. Il mio personaggio diventa invisibile quando muore, sì. E lascia un fantasma, lascia un ologramma finto. Intanto uso il Phoenix Kit. Te la lascio. Posso lasciarti? No. No, cavolate, mi sto facendo io la vita. Munizioni pompa, ne hai? Con start c'è drop. E io ti lascio munizioni pesanti se vuoi. Tieni. Ok. No, mi hai buttato le munizioni leggere, ma ti dico grazie comunque. Boom. No. La rarità delle armi per terra non si vede, vero? Range close. 45 seconds. Need to recharge my shield. Va bene. Ragazzi, comunque c'è da dire che un gioco così free to play mancava. Nel senso, c'è, se vi ricorda Black Ops 3 per alcune cose, poi non ha niente a che fare con Black Ops 3 perché la libertà di movimento è un po' diversa da quella di Black Ops 3. Black Ops 3, scusatemi, Black Ops 4. Quello comunque è un gioco a pagamento, questo è un free to play. Vale la pena di dargli una possibilità perché però non mi sta piacendo davvero tanto. Io andrei là, eh. Dov'è? Gabbo, dovresti muoverti perché sta arrivando la safe. No, infatti non ho capito se si vede in qualche modo la rarità dell'arma. Chi che ci spara? Ci sparano. Ok, io sono invisibile. Purtroppo non ho il pompa. Uno è per terra. Fatto. Ci sparano altri. Non ho capito dove. Penso lassù. Heads up, care package coming in. Allora, light rounds, heavy rounds non ne ho bisogno. C'è un backpack qua. Recharging my shields. Me lo son preso. E c'erano gli scudi che se li è presi lui. Vabbè, fai tranquillo, sei messo peggio. Non hai vita. C'è la modalità di... Le armi hanno pure la modalità di fuoco. Adesso ho messo la modalità... Aia. Era invisibile qua. È il mio stesso personaggio. E qua dove sono io? Aspetta che ve lo indico. E qua sotto. Qua sotto c'è un altro. Mi sa che lo fanno fuori perché è circondato. Va bene. La prima partita ho fatto una maledettissima strage con 7 uccisioni e qua non riesco più a riprendere. Va bene, torniamo in lobby, riproviamoci. Mi è piaciuto tanto. Tra l'altro, ragazzi, una cosa figa, che quando un personaggio è per terra, quando avete sconfitto qualcuno, aspetto che metti pronto, Gabbo, non si sa mai. Quando avete sconfitto qualcuno, avete l'abilità finale per ucciderlo.
Quindi fa tutta l'animazione per uccidere. L'abbiamo vista poco fa. Ed è davvero una gran figata. Facciamo un'altra. Ragazzi, probabilmente la prossima è l'ultima partita. Fatemi sapere se avete domande o qualsiasi cosa. E probabilmente questo titolo lo rivedremo molte volte durante nel corso della settimana. Non con me, non so quando torno. Ho una settimana un po' particolare. È possibile magari che lo ristreami verso domenica. Non abbiamo ancora deciso. Gabbo, io non ti vedo con me. Ok, ci sei. Ok, su Origin per me già no. Madonna, quanto volete bene a Origin. Allora, Mirage è carino. Lo riprendo. I'm just kidding, nothing scares me. È bello davvero, sono ben caratterizzati tutti i personaggi, ragazzi. Mi sta piacendo tanto. Però la faccia di lei è orribile vista così, eh. Devo prendere una telecamera migliore. Introducing your champion. Allora, campioni. Campione c'è un livello 2, quindi siamo tutti livelli bassissimi in sta partita. Quella che avete visto prima è la squadra tipo migliore. Nightwings è il Jump Master, quindi lui deciderà dove dobbiamo sbarcare. Allora io andrei a vedere. Però là ci sono già passate altre navette. Io andrei a vedere, andrei a vedere, andrei a vedere. Andiamo a vedere che c'è lava. Portami là. Vai. Eh sì, tanto, da qua arriviamo. Sai che posso staccarmi? Sai, posso fare un altro ologramma mentre cadiamo? E ne ho fatto uno. Posso spammare ologrammi. Va bene. No, però c'è il punto di respawn, va bene così. Pistola, pistola, pistola. Questa è la pistola pompa? No, questa è l'auto. È una pistola, la prendiamo, ma non sta mai. Ecco la pistola pompa. Mi piace. Solo pompa io sta partita. Round one. Beginning ring countdown. Oh boy, next ring's far. Ok, qua c'è una cassa. Attention. First blood. Va bene. Ragazzi, vi ricordo che il gioco è gratis. Apex Legend lo potrete trovare su tutti gli store praticamente. Su PC c'è solo su Origin. Non è disponibile per Switch. Quindi PS4, Xbox. Altra cassa. È il gioco è un Battle Royale. Praticamente con gli eroi. Ogni eroe ha le sue abilità. È uno sparatutto comunque. Ho sentito, però ho solo un pompa, quindi non posso andare a sparare a sinistra. Devo prendere almeno un fucile d'assalto. Se vuoi ti posso lasciare la pistola pompa. Allora, come cosa c'ha montato questo? Questo qua c'ha? Va bene. No, l'acceleratore non lo voglio. Intanto però mi posso fare gli scudi. Questo è un mirino ACOG. Con l'inventario pieno. Cos'è che c'ho di merda qua in mezzo? Però non ho scudi. Ho troppe munizioni leggere. Se ti servono munizioni leggere, dimmele che ne ho troppe. Penso di sì, vedi che munizioni c'ha. E comunque il colore dell'arma non è la rarità, ma è il tipo di munizioni. Qua ci sono un sacco di casse, oh. Ma è fa scherzi.
Ah, ok, quello sei stato tu. Ancora light rounds, heavy rounds, non mi interessano. Allora, che cos'è che ho? Attachment, Prowler, Longbow, Wingman. No, lì non ne ho bisogno di queste robe. Ok. La safe sta lontanuccia. Dobbiamo muoverci. Faccio un'altra cassa. Elmetto. Che cavolo è sta roba? Un mirino. Ok. Ancora non ho scudo, quindi non mi posso mettere nessuna ricarica per lo scudo, purtroppo. Fin quando non trovo uno scudo per il corpo. Vabbè. Ok. Chiaro, quindi fin quando non trovi l'armatura non puoi avere lo scudo. Più armatura, l'armatura più forte, più è duraturo lo scudo. Più lo puoi caricare. Vediamo se riesco a entrare qua. Ho visto qualcosa. Viola, cosa c'è? C'è un mirino 3x, lo vuoi, Gabbo? Va bene, io non me ne faccio niente del 3x su un. Cos'era quest'arma qua? No, una lampada. Ok. No, ragazzi, l'avete chiesto più volte rispondendo a Kingslayer. Non è cross platform, o almeno non abbiamo altre informazioni se è previsto o meno. Quindi per ora è soltanto dipendente dalle piattaforme, insomma. Sì, ologramma e invisibilità sono utilissimi. L'ulti di questo personaggio in particolare che sto usando ti rende invisibile e crea un sacco di ologrammi. Mentre la sua abilità è quella di creare un ologramma per confondere i tuoi avversari. Ho trovato uno zainetto, quindi ho ancora due spazi extra, uno zainetto piccolo. Stiamo un po' attraversando uno spazio fin troppo aperto. Non è. Allora, quando vi ritrovate in pochi è molto caotico. Potete fare pure respawnare pure i vostri compagni. Fin quando almeno uno rimane in vita. La mia prima partita l'ho fatto qua non capendo niente, ho fatto un massacro. Ora da un po' che non riusciamo ad andare bene. Come tutti i Battle Royale, la fortuna gira. Non si possono usare veicoli rispondendo a te, Ciccio. Qua c'è un punto di respawn dove sto andando io. Che cos'è questo? Un altro elmetto, non me ne faccio niente. Eccolo qua, il punto di respawn. Ho un'armatura finalmente, un po' di scudi. Ok. Qua c'è loot. Eppure, in realtà è stato pure pubblicizzato come tattico, come gameplay. No, c'è gente pure sotto, ho visto. Sto arrivando. Segnalami i nemici. Ok. Eh no, siete solo lontani. Sto arrivando. Arrivo. Figata il portale. Il portale è l'ulti, vero? Ok, li ho visti. Guarda come sparano l'ologramma, guarda. Oh cavolo, mi hanno fregato. Ok, sono invisibile. Ah, mi ha preso. Mi ha totalmente preso. Prendo il portale. No, prendo il portale, scemo. Veloce, 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 veloce. No! Eh sì. Occhio che arrivano, eh. Occhio. Ah, mi hanno preso di nuovo. Vai Gabbo, è tuo. Occhio, ne è uno dietro, ne è uno dietro. Ma è un altro team. Occhio, scappa da qua.
Arriva un bombardamento, mi sa. Aia, aia, bombardamento, no! Ne hanno fatto. Che casino c'era lì in mezzo? Ragazzi, ah no, no, che state parlando di Until Dawn, perché questo è free to play praticamente, eh. Siamo stati ammazzati tutti oppure no? Dennis è morto. Ci hanno ammazzato tutti. Perfetto. Sì, ci hanno ammazzato tutti, ci hanno ammazzato tutti. La prima partita è stata la prima partita che ho fatto. Madonna, che casino che ho fatto. Ora, invece si vede gli altri cominciano pure a svegliarsi. Allora ragazzi, io non lo so, posso provare a fare l'ultimissima partita, visto che questa è finita relativamente presto, e poi chiudiamo. Nel frattempo mi ha dato una loot box, ma l'apro dopo. Sì, abbiamo fatto davvero, davvero cacare, si può dire tranquillamente. Ho visto che c'ha pure gli obiettivi, eh. Kill leader, team player, quindi mi stanno arrivando fuori un po' di obiettivi. E che non c'ho le notifiche attive. Let's have fun, friend. Vai tu, vai tranquillo. Io mi prendo sempre il Mirage per ora, mi sono abituato e mi sta piacendo come gameplay. Però va usato un pochino di più supporto. Ma io voglio vedere una bella partita a sto giro. Vediamo chi sono i campioni. 9 kill in una partita. Allora, sono il Jump Master, quindi scelgo dove ci possiamo lanciare. E io mi lancerei direttamente qua sotto. Andiamo. No, no, stiamo andando nelle case. Sono andato un po' più dritto. E ci sono pure un bel po' di armi. No, non c'è il danno, la caduta. Cos'è questo? Io ho un cecchino. Ho un cecchino praticamente. Questo qua lo gestisce. Esatto. No, più è rara l'armatura, più scudi hai. Così tante munizioni, ho 60, mannaggia. Questo è cos'è? LMG oppure mitraglietta. Andiamo di LMG, va. Quindi questa usa quella energia e l'altro quello pesante, che ne ho già abbastanza. Ok. Ok. Munizioni e energia mi servono. Va bene. Pompa non mi servono, posso droppparli per ora. Vediamo un po' come va. E allora gli sviluppatori camperanno con skin e loot box. Loot box danno sempre solo skin, quindi alla fine dei conti solo roba estetica. E ci sono delle belle skin, quindi non penso neanche... ci sono dei fucili a pompa automatici interessanti, se vuoi venirti a prendere qua, Gabbo. Tanto io ormai c'ho un mitraglione e cecchino. A chi spara? Ragazzi, questo gioco sembra proprio figo, andatelo a provare perché va giocato, tanto è gratis, 25 giga non occupano neanche tanto.
È nel periodo che c'è la moda dei Battle Royale, questo sembra averci capito qualcosina. Questo cos'è? Ultimate Accelerant, non mi serve niente. Questo qua me lo metto. E ce ne metto. Altro elmetto. Che cos'è sta roba? Ok, Phoenix Kit è tipo il kit medico che ti fa anche gli scudi. Questi sono banner di altre persone con uno zaino grande ho trovato. Figo, figo, figo. Quindi posso portarmi un po' di tutto io. Aspetta, questi non ne ho bisogno però. Però posso portarmi una marea di munizioni ora. Se ti serve qualcosa, Gabbo, e devo portare, dimmelo. Andiamo, muoviamoci verso la safe, no? Perché io non riesco a scavalcare. Fate sentire. La mia super è pronta. Kill leader eliminated significa che quello con più kill è stato ucciso. Eccolo qua, infatti, nel banner che li vedi. È un po' tipo un Hunger Games, è fighissimo. Sono munizioni, qua c'è un pompa di quelli a mano invece. Non è di che cos'è che ho preso? Select fire receiver per il prowler, che è un'arma che io non ho. Quindi, ciao, non me ne faccio niente. Arrivo. Arrivo alle due casse. Puoi anche dire che c'è un loot, eh. Vabbè. Sniper stock. Allora, attach. Extended light magazine. Lo attacciamo anche a questo qua. Quindi aspetta. Ah, non posso. C'è un caricatore aggiuntivo se ti interessa. Caricatore espanso. Lei in acqua l'ho lasciato. Vieni. Ciao ragazzi, se avete domande, siccome la live stiamo chiudendo, fatele ora. Questa è l'ultima partita che faccio e vediamo un po' come va. Ho sentito fuoco. Non ho capito la direzione, però. Penso da sopra. Andiamo a vedere. Sopra, 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 sopra. Da sopra, sopra, però. Davanti, davanti, davanti! Meno male avevo tanto scudo. Uno è fatto. Io vado dentro, eh. Non mi fido. Li aggiro, qua c'è una fune. C'è una fune per salire sopra, sto salendo. Tanto il cecchino, resistete. Oh cavolo, questi sono bombe! Sono vivo, sono vivo, sono vivo. Oh cavolo, quello è un po'. Sì. Ci sono un sacco di persone, ci sono, occhio. Ma come cavolo fate contro questi? Headshot! Fatto col cecchino uno. Poi un cecchino, un fucile di precisione più o meno. Ma l'altro dov'è? Ok, ma sei salito qua su? Ok. Io mi ricarico gli scudi. Ok, stanno sparando. Stanno sparando, quindi si aspettano che io vada, mi affaccio. Vediamo se la faccio pure contenta. Però devo capire dov'è lui. Sento un movimento. Aia, dov'è? La setta vi mando l'ologramma, vedo. Eccolo lì dietro, eccolo lì dietro. Vediamo se lo prendo col cecchino. Preso. Sono quasi morto, sono quasi morto.
Mi rifaccio lo scudo. Hai visto dov'è? Dietro la cassa blu, dietro la cassa blu. No, è dietro la cassa blu, oh. Aia, infatti, occhio, è salito davanti. Sali qua su. Sta arrivando l'altro, sta arrivando l'altro. Sali qua su, rianima, sta correndo, anzi, sta correndo. È sotto. Vabbè, curami, va. Curami, curami, curami. Occhio che stava salendo, però. Infatti è qua. Vai. Andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via, andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Mi sto curando. Qua c'è del loot, stai qua. Il nostro compagno è uscito, si è messo a piangere, evidentemente. Io faccio il Phoenix Kit. Che mi curerà di tutto. Ok. Adesso c'ha due armi. Lasciamogli lì. Il nostro compagno è uscito. C'era una stazione di respawn qua. È stato. Dico altro. Che munizione bisogna? Ne ho un sacco. No, non ne ho. Ne ho un sacco. No. Qua ci sono munizioni light. Queste qua dovrebbero essere quelle tue. Io ho bisogno di un buon mirino. Che è un cecchino senza mirino per ora. Che mirino hai? No, non ce l'ho. Ascolta, ci sono 7 squadre rimaste. Noi siamo in 2. Quindi giochiamocela bene. Soprattutto silenziosi. Elmetto blu. Armi pesanti. Scudi. Munizioni leggere per te a volontà. Quello lì che cos'è? Una pistola. Ah, ok. Quelle pesanti? Ne ho un sacco di quelle pesanti. Tieni. Quelle pesanti ne ho proprio tante. Qua sono. Ok, quindi hai un'arma pesante. Quindi è un cecchino. Non è un fucile da stalto. Qua c'è un uno zainetto piccolo, lo vuoi? È là dietro. Scudi ne ho pure tanti. Need to recharge my shields. Buono a sapersi, Daniel. Tanto è free to play. Vai a provare. Vai assolutamente a provare. A me sta piacendo proprio tanto. Andiamo per la zipline. Poi il pacing, la frequenza degli scontri. Lasciamene una. Ok. La frequenza degli scontri è buona. Non è poca, non è tanta. Quando combatti, combatti assai. Quello è un animale, guardalo laggiù. Guarda là. Laggiù. Quello è tipo un dinosauro enorme. Vabbè. Come sei primo? Dov'è? No, non sei... Sì, sei primo nel coso. Ah, ce l'ho pure io! Mamma, sono in TV! No, va a caso. Ah, guarda, il campione ha la taglia da 500 esperienza. Che ha 19 kill il campione nella partita. Che gran figata. La cosa dei tabelloni è... bellissima. Ragazzi, siamo in ritardo con la live, ma sinceramente non me ne può fregare di meno, voglio andare avanti. Voglio finire la partita, quantomeno. Se avete domande fatemele ora, perché sto per chiudere. Gente lassù, Gabbo. Arrivo. C'è gente là sopra, eh. Occhio. Minimo quant'è? Ottimo. 4-8 come funziona, scusami. Ok. C'è lo zoom. Vediamo se riesco a piazzare un colpo. Non penso che puoi fare il teletrasporto fino a lassù. Oh, qua. E infatti è uno. E non lo so. Ah no, aspetta, è loot che sta accadendo, sì. Oh, merda.
Ma fa impressione che cade così. Io mi voglio togliere da qua. Oh. Vedi qualcuno? Me lo segni? Che erano tutti sopra una montagna. E lo so che erano là sopra. Eccolo là, l'ho visto per un po'. Sta tipo usando le abilità. Il loot che c'è, questo dovrebbe essere buono. Dov'è? L'hai aperto? No, c'è un'arma gialla. Guarda che cecchino che mi ha droppato. Che munizioni c'ha? C'ha le sue munizioni. Prenditi il mio di cecchino. No. Oh. Mirino non lo lascio, ho paura dei miei nemici. Munizioni gialle, non le ho mai viste. Che cosa sono? Ascolta, ascolta, andiamo da quelli. Perché qua mi sa che non troviamo nessuno. L'armatura. LMG, RSMG. Granata. Power, ok. Cos'è quella cosa blu che c'è là? C'è uno zaino blu. Un zaino blu. Zaino blu, zaino blu. Ragazzi, è un free to play, è gratis, benvenga a priori se ve la devo dire tutta. Ma questa navetta qua, se ci andiamo, cosa succede? Andiamo, scusami, entraci. Si muove strano qua dentro. E lo so, ma c'è un centro di comando che non te la... Sì. No, penso che sia parte della mappa, eh. No, è parte della mappa, è parte della mappa. Sono munizioni light qua. Non sono quelle che servono a me, no? Ma penso la mia arma sia unica. Andiamo via, va. Aspetta, che c'è sopra? E come si sale? Ok, si salta. Niente, munizioni, munizioni. Rings not too far. 45 left. Vabbè, sono quattro squadre. Allora, io come loot sto bene comunque. Bella Tommy, congratulazioni per la prima vittoria e speriamo di vincere anche questa, noi. Vediamo come va. Anche a me sta piacendo un sacco, davvero. Continuerò a giocarci dopo che chiudo. Occhio, occhio, scappa, 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 scappa. Visto. Occhio. Occhio dietro, dietro, dietro. Fatto, 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 fatto. Ma tutti morti? Sono despawnati? Vabbè, io non ho niente da prendermi, quindi sto bene così. È frenetico quando c'è un combattimento micidiale e cominciano tutti a spammare le abilità, no? Non dividiamoci troppo, eh. Io sto andando un po' più all'aperto, però. A me serve mirare col cecchino e vedere se trovo qualcuno. Qua non ci sta nessuno. Round 4, beginning ring countdown. Ah, il loot ha le armi più potenti. Andiamo al loot, vieni. Lo so. Con numero sconosciuto di giocatori, mi pare. Vai al loot, ti copro. Non sembra esserci nessuno. C'è un mirino 2x, scudo grande me lo prendo, non si sa mai. L'armatura blu, sti cazzi, andiamo via. Dove andiamo? Andiamo alla safe. Come si ci va? Da qua. Andiamo da qua. Hai letto qualcosa del genere? Sì, con i access danno 1000 crediti, così sbloccate subito, è una skin e non mi ricordo quant'altro, non mi ricordo cosa c'era sinceramente.
Ah, io sono sicuro che qualcuno c'è laggiù in mezzo agli alberi, eh. Non andare troppo allo scoperto. Ci siamo noi in TV? Sì, ci siamo noi in TV. Sì. Ci si può sdraiare, no? Meno male. Meno male, infatti. Sento passi, sei tu? Sì. No, sta infatti. No, mi sto esponendo ora, infatti. Per capire se li vedo. Perché sicuramente non si avvicineranno ora, ti dirò. Là c'è una torre, non vedo niente. Io sono troppo esposto per ora. Aiaiaia! Lui vede me! Ma io ho fatto la super, sono scappato. Anche sopra, ce ne sono tanti. Uno l'ho colpito. Occhio, fai il meno casino possibile. Falli affacciare. Uno è là, dai, affacciati. Un altro po'. Ma è ancora lì dentro lui, eh? Persiste, morirà. Era uscito ora. Adesso un altro. Arriva a sinistra. Mando l'ologramma, vediamo dove sono. Already in the next ring, I smell victory. Smells like... Man, what is that smell? Oh well. Siamo nella safe, eh? No, qua stanno salendo. Difendi bene. Eccoli! Uno è fatto. E devo fare gli scudi. Possono salvarlo, occhio che fuori. Era fuori, era proprio fuori qua. Qua fuori era. Fuori da qua. Fuori dalla finestra ho sparato. Vediamo se posso salire sul tetto. Sì, posso salire sul tetto. Mannaggia, sono tesissimo, mannaggia. Sento passi bassi. Dov'è? Segna. Non andare solo. Il pesante l'ho fatto. Ti sparano alcuni dal ponte. Se hai fatto una grandissima cazzata. Uno dal ponte sotto di me. Non so come si ci arriva però. Eccone uno davanti! Due davanti! Mi hanno fatto, sono giù! Sono giù, qua sopra! Pushalo, è l'ultimo! Pushalo, è l'ultimo, sta rianimando! Se devo mi butto! Mi butto, mi sono buttato! Vedi che è rianimato! Rianimami! Sono gli ultimi due! No, no, se ci fanno, guarda. Lascia, stai giù. Allora, dimmi che c'ho il Phoenix, non c'è il Phoenix, c'ho... Oh, cavolo, stai scherzando. Sono morto, scappa. Scappa. Sono in due, eh. Io sono morto, di me non ti fanno. Io non sto guardando. Squad eliminated. No, no, ne mancava uno. Peccato. Bella partita. Me ne sono trovati due davanti, ragazzi. Mi è piaciuto tanto. Ce l'avevamo quasi fatta. E va bene, è stata una bella live. Una bellissima sorpresa. Andate Apex Legends su
Xbox Live, PSN e PC Origins, dategli una possibilità, è stato molto bello, da Marco è tutto, io ora vado a cena, che non ho ancora cenato, quindi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!